Sono 61 le nuove richieste di captazione sui torrenti, tutte comprese tra l'Alto e il Centro Lago, la Valle Cavagna, la Val Senagra e la Valle di Ostano. Lo denuncia ancora una volta il Comitato Acque Comasche, che nella manifestazione svoltasi sabato scorso 13 ottobre a Geralario ha spiegato ai cittadini le problematiche ambientali legate all'eventuale concessione di tali richieste, tra tutte il dissesto idrogeologico e la distruzione degli habitat a valle delle captazioni. Durante la manifestazione è proseguita la raccolta di firme per poter mettere in mora questa società. Importante strumento, dichiara Martina Simoni, consigliere provinciale di Sondrio, forte della sua esperienza in Valtellina. Grande attenzione anche per Ivan Tamula, geologo, che ha ribadito e sottolineato la gravità di alcuni luoghi a rischio frana. Alcune di queste sono monitorate, dice, attraverso sistemi che non sono però infallibili. Una tra tutte la Valle di San Vincenzo, nota da tempo per i dissesti e a rischio alluvione. Per comunicare con creatività, alcuni bambini sotto la direzione artistica di Enrico Mason del Centro Culturale Alternativo hanno realizzato con colla e foglie di carta una simpatica salamandra, simbolo di acqua pulita e di un ambiente non contaminato dall'uomo. Attenta ed interessata la partecipazione del pubblico, oltre 200 persone, tra cui il primo cittadino di Geralario, il sindaco Vincenzo Del Re. Per voi, Giovanni Salici, News.